82. Buonasera e ben ritrovati in questa bellissima piazzetta, la piazzetta di San Simone, che a me ricorda tanto le piazzette di Capri, di Ischia. Si presta veramente molto bene a incontri come questi che stiamo tenendo qui a Cristiano, grazie alla sensibilità dell'amministrazione comunale. Siamo al secondo appuntamento di questa mini rassegna letteraria Liberi di Parola. Devo dire, il sindaco di Crispiano, quando abbiamo presentato il progetto, è stato prontissimo a recepire. Siamo alla presentazione di un libro a me molto caro, non può che essere così, perché il libro è edito dalla nostra casa editrice, e poi sono in presenza di un amico, di un fratello come Marco Tarantino, che ha scritto questo libro, poi ci racconterà, io gli chiederò le motivazioni che sono alla base di questo libro, di che cosa parla questo libro e anche l'attualità più stringente che oggi proprio ha portato il governo a varare questo Green Pass, che riguarderà anche le scuole, tanto gli studenti quanto i docenti. Ed è un libro appunto preannunciato che parla della scuola pubblica e della scuola pubblica italiana. Però ancora prima di iniziare la nostra chiacchierata, che sarà brevissima perché questa è una piazza che nell'immaginario collettivo, e non solo nell'immaginario collettivo, ha un'idea godereccia della vita, quindi noi non vogliamo appesantirla molto con discussioni, con parole, con concetti, quindi cercheremo di fare le cose come siamo abituati con Marco, nella maniera più sintetica possibile, e a raccontare questo libro che, devo dire, sta dando grandi soddisfazioni tanto a lui quanto a me. E quindi inviterei subito sul palco il padrone di casa, il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo, al quale tributerei un applauso. Grande sindaco, bravo sindaco. Grazie Vincenzo, buonasera a tutti. Per noi è un grande piacere ospitare questa rassegna, siamo al secondo appuntamento. Io colgo l'occasione per salutare naturalmente anche San Simone, e ne approfitto di questo spazio anche Vincenzo per raccontare un pochino due cosette che stiamo facendo di importante, che non si facevano da tanti anni, cioè il fatto di essere riusciti finalmente a portare il metano qui a San Simone, e anche un bel progetto di riqualificazione che vedrà impegnata l'amministrazione nei prossimi mesi per un bel campo finalmente sportivo, un campo di calcetto che prenderà il posto della pista di pattinaggio e permetterà così anche a chi vorrà venire a fare sport a San Simone, già ce ne sono tanti, di poi godere di questa piazza meravigliosa. Però tornando all'oggetto della serata, salutando anche Marco, con cui già ci siamo incontrati con la presentazione del suo precedente libro, e io sono assolutamente ansioso di ascoltarlo, perché Marco, ve ne accorgerete, è una persona estremamente che si fa subito apprezzare, perché ha un linguaggio schietto e diretto, e quindi non vedo l'ora di conoscere anche quelle che sono le sue idee su una esperienza incredibile che è quella che abbiamo fatto tutti quanti in questo anno e mezzo. Ancora non ne siamo usciti completamente, ma siamo sulla buona strada, e soprattutto per i nostri ragazzi che hanno vissuto la DAD, ma io penso anche a mia moglie, professoressa, che ha fatto anche la DAD dall'altra parte, quindi io avevo a casa i tre bambini e mia moglie in quattro camere diverse che facevano la DAD contemporaneamente, quindi è stata un'esperienza sotto certi profili incredibile. Io mi auguro che si sia dimessa dalla scuola. Stava per farlo, ma sicuramente è stata lì per un esaurimento nervoso, come tanti insegnanti e tanti professori a cui va fatto un tributo, perché hanno lavorato in un anno e mezzo in condizioni incredibili, dando con passione comunque il loro amore ai ragazzi e cercando di alleviare loro questo periodo tremendo che è stato quello della scuola in DAD. Quindi, con l'auspicio di non avere più i ragazzi in DAD, e questo lo possiamo fare solamente continuando sulla strada delle vaccinazioni e facendo in modo che il Covid, con cui dobbiamo imparare a convivere ancora per un po', non ci mortifichi in tutte quelle nostre libertà che sono tanto preziose, ma proprio perché sono tanto preziose dobbiamo fare in modo di conservarle, di fare anche qualche sacrificio oggi per
per conservarne di più domani. Quindi buona serata a tutti, ringrazio Vincenzo e ringrazio anche della presenza di tanti ospiti illustri stasera, che non sarò io ma sarà Vincenzo a salutare per me e per l'amministrazione. Buona serata. Sì, visto che il sindaco mi ha dato questo compito, allora i saluti li facciamo subito, perché poi quando li metti in coda ti dimentichi qualcosa e finisci con rovinare le serate. Quindi incominciamo dall'amministrazione comunale di Crispiano. Saluto tutti gli assessori, anche i presenti e non, che hanno reso possibile questa nostra iniziativa e questa rassegna. È un tentativo che noi stiamo facendo, porteremo questi tentativi anche in altri comuni, spero anche nel comune capoluogo. Con il sindaco di Taranto c'è un ragionamento che molto probabilmente porterà a settembre una rassegna da tenere nel comune di Taranto, quindi stiamo lavorando con tutti i comuni, con il comune capoluogo e con quelli della provincia, a tentare una soluzione di tipo culturale che poggi sui libri, sulla discussione, sull'analisi e sul riscatto anche culturale delle nostre comunità. E quindi ringraziata l'amministrazione comunale di Crispiano, nel pubblico qui questa sera c'è anche l'assessore al comune di Taranto, assessore Adamo, al quale tributerei un applauso. E c'è anche il candidato sindaco del comune di Statte, Caterina Malaro, alla quale va il mio personale ringraziamento, è una mia amica e sono contento che sia qui. Abbiamo fatto una bellissima presentazione a Statte e stasera è voluta essere nuovamente con noi e questo mi riempie il cuore di gioia. Grazie. Terminate, come dire, le incombenze, che non sono poi incombenze ma sono atti dovuti. Allora Marco, siamo ad un mese e 10 giorni dal lancio di questo libro. Un piccolo bilancio possiamo già incominciarlo a fare. In un mese abbiamo piazzato 300 copie, che non sono poche rispetto a quello che è il mercato dell'editoria in Italia. Adesso noi avremo una presentazione molto probabilmente tra martedì e mercoledì a Fragagnano, poi fermiamo un attimo anche noi la macchina per Ferragosto, riprendiamo dopo con questo giro nella provincia. Abbiamo toccato già diversi comuni, ne toccheremo anche altri. Vorrei che tu raccontassi anche al pubblico di San Simone, all'amministrazione comunale che ci ospita qui questa sera, che tipo di esperienza stiamo facendo assieme, perché è un'esperienza che stiamo facendo assieme, e come trovi il fatto che un libro possa essere presentato in tutti i comuni dell'arco ionico con amministratori, associazioni, tante persone che poi mostrano una sensibilità e un'attenzione verso questi temi che a volte pensiamo non esserci, è inconsueta, ma in realtà non è così. Va bene, io non mi sognerei mai di dire che questo sta succedendo, perché il mio libro ha talmente bucato di suo col tantan popolare che queste presentazioni si stanno succedendo quasi come se fosse fisiologico. In realtà ho dietro un editore che ha dietro a sua volta ciò che lui ha creato, ovvero Cosmopolis Media, quindi questo editore è anche, oltre che mio amico fraterno, un manager, quindi molte di queste situazioni derivano dai suoi contatti, dalla sua promozione, dalla sua passione. E io devo subirla, perché ho perso il conto delle presentazioni, spesso vado a Mottola invece la presentazione a Palagianello e di conseguenza mi aspettano per mezz'ora, tre quarti d'ora, e poi ci sono tanti altri aspetti positivi, come per esempio andare a conoscere persone e anche posti, ristoranti e birrerie nuove che normalmente non frequenteremmo. Vendere 300 copie in 35-40 giorni per molti superficialmente potrà sembrare che sia una sciocchezza, perché se parliamo di letteratura spesso, più spesso siamo portati a pensare alle migliaia di copie, ai grandi nomi, e noi ovviamente non lo siamo, però posso garantirvi che questa situazione qui da queste parti non esiste, assolutamente non esiste, è fuori mercato, non esiste un'editoria, l'ha creata Vincenzo per conto suo, non esistono queste cifre, stanno accadendo a dispetto del Covid negli ultimi due libri, il precedente del quale addirittura ha avuto l'onore di essere a Polignano. Io avevo scritto questo libro che non era previsto, perché noi avevamo già preannunciato, e il sindaco lo ricorderà, una trilogia del mare che è già scritta, però quest'anno è successa una cosa un po' così. Un giorno in cui stavo camminando mi sono reso conto di avere le palle talmente girate che questo libro non potevo fare a meno di scriverlo, e l'ho scritto in 40 giorni. Quando un libro si scrive in 40 giorni, che sono pochissimi, significa che il libro si è scritto da solo e non che lo abbia scritto io.
Vincenzo è stato un partner immediato in questa storia, le cose stanno probabilmente andando anche al di là di quello che noi avessimo previsto. Che tipo di libro ho scritto? Lo svisceriamo nell'arco della serata, la cosa che più odio è essere lungo, la cosa che più temo è che la gente che venga alle mie presentazioni possa annoiarsi. La gente si annoia perché i tempi di concentrazione sono limitati, quando interviene gente che comincia a parlare di sé, tromboni che gonfiano le palle a mongolfiera, questo non vorrei che accadesse mai. Prima di ridare la palla al mio editore e amico fraterno, vorrei completare i ringraziamenti che già sono stati espletati da Vincenzo. Ma qui è capitato che uno mi abbia detto: sai, a San Simone ti troverai bene. Io a San Simone ho passato adolescenza, giovinezza, età adulta, vecchiaia, penso che sarei diventato anche incartapecorito qui. Quindi se avessi una lacrima me la asciugherei con la maglietta. E aggiungo ai miei ringraziamenti Cristina, Nico e Umberto, in questo posto siamo di casa, e il mio altro amico fraterno qui presente, Sandro, mi ha aiutato a scolare 700-800 cisterne di birra, quindi la mia commozione in questo momento è quasi totale. Sindaco, abbiamo capito le fortune di questo posto, che sono state anche realizzate grazie ai contributi della famiglia Tarantino. Torniamo al libro invece. È un libro diverso, lo dicevi tu, scritto in 40 giorni, in cui si parla della scuola pubblica italiana. Nelle presentazioni che abbiamo fatto sinora è stato tratteggiato un po' quello che è lo stato della scuola italiana. Tra l'altro tu nel libro non utilizzi mezze parole, perifrasi, per indicare quello che è lo stato della scuola italiana. Ecco, se noi volessimo raccontare al pubblico di San Simone che cosa nel libro emerge, emergono degli aspetti che sono negativi, e come tu oggi scrivi della scuola, essendo tra l'altro un docente, essendo un professore che vive la scuola dall'interno, ecco, che scuola è la scuola italiana di quest'oggi? Al di là del Covid, che forse ha cresciuto, accelerato, ha incancrinito certe situazioni, ma la scuola italiana oggi, se tu dovessi descriverla, che scuola è? Non è una scuola che vada riformata, è una scuola che va totalmente rifondata, cioè presa com'è e rivoltata da capo a piedi. Siamo abituati a questo tipo di intervento, se voi seguite i media, noi docenti che lamentiamo tutto ciò che magari è anche giusto lamentare, tutto ciò che non va, possiamo fare la lista, non finisce mai. In realtà questo libro parte da un presupposto diverso, ovvero smettiamola di lamentarci da questo punto di vista, consideriamo quanto noi siamo, ciò che noi siamo, quanto noi diamo alla scuola. È sempre legittima la nostra lamentela? Da tanti punti di vista è troppo facile che lo sia, lo stipendio basso, le strutture edilizie, i tetti che ci cadono in testa, queste ovviamente sono priorità. Ma quanta gente è entrata nella scuola non avendo il minimo titolo per entrarci, se non quello ufficiale? Guardiamo quanti scappati di casa si ritrovano nella scuola attuale. Chi non ha letto questo libro, la maggior parte di voi, ovviamente non è certamente una colpa, nelle presentazioni funziona così, se mai dovesse leggerlo, avrà creduto che io abbia scritto un saggio su come rifondare e riformare. In realtà, se me lo si chiede, io ho un'idea mia personale, ma io non sono uno scuolologo, un istitutologo, un docimologo, la parola più di merda del mondo, un minchiologo, non sono queste cose qua. Io sono uno scrittore, elabora dei temi, stavolta ha scritto di scuola. Che io abbia delle idee è un altro discorso. Ho 25 anni, precariato incluso, all'interno della scuola. Ho disegnato tutte le maschere che ciascun docente potrà riconoscere all'interno della scuola. Alcuni sono archetipi, prototipi assemblati con più pezzi di vari insegnanti. Altri sono insegnanti a cui potremmo mettere nome e cognome, che infestano una scuola che ormai avrebbe bisogno di ben altro, e che anche in passato ha vissuto di stereotipi che non stavano in piedi. La puttanata, per esempio, della nobile missione, il baluardo. Se lo è la scuola un baluardo, non ha scelto di esserlo. Se la famiglia ha fallito totalmente nei suoi compiti, non può essere certamente la scuola a risolverlo, questo tipo di fallimento. Ogni epoca ha i suoi valori, quest'epoca è più piena di disvalori che di valori. L'abbiamo costruita noi quest'epoca qui, basta guardarci intorno. Non andando nelle strade, basta andare nei ristoranti, nelle scene dei ristoranti. Non aggiungo altro perché anche questa è un'immagine stereotipata. Quindi questo libro mette insieme in modo carogna, canagliesco, caricaturale, ma non tanto,
le figure che infestano la scuola, che sono entrate nella scuola, che non dovrebbero essere nella scuola, per una scuola che invece è costretta a una sfida sempre più difficile, sempre più drammatica, di una società che è troppo diversa rispetto al passato, ma che non ha professionisti all'altezza di una sfida, di questa sfida che la costringe a essere migliore, e migliore non lo è affatto. Io prima, nel fare i ringraziamenti, ho commesso una gravissima omissione, nel senso che non ho ringraziato il nostro Gianluca Violetto, che sta garantendo la diretta di questa presentazione, che poi andrà sui canali social e sul nostro canale YouTube, quello di Cosmopolis, e poi la nostra fotografa, che sta realizzando degli scatti che saranno anche questi pubblicati sul giornale. Quindi permettetemi anche di ringraziare loro. Io da solo non potrei fare nulla senza una squadra così ben composita di professionisti che ci mettono il cuore e l'anima. Tributerei anche a loro un applauso. La scuola pubblica italiana per me è una fissa, sindaco, perché io sono per la scuola pubblica, sono per la sanità pubblica, credo che il pubblico garantisca in alcuni settori più di quanto non sia in grado di fare il privato, che risponde ad altre logiche. Allora chiedo a Marco, esiste oggi una differenziazione secondo il tuo punto di vista nella scuola pubblica italiana tra il mezzogiorno, tra le regioni del sud e il resto del paese? Recentemente alcuni organi di informazione, anche prestigiosi, penso al Sole 24 Ore ma anche al Corriere della Sera, hanno riportato i dati delle prove Invalsi, ed è un dato agghiacciante sotto certi punti di vista. Esiste una spaccatura molto profonda, un solco sempre più ampio tra il mezzogiorno e la scuola del sud e il resto del paese, tant'è che qualcuno è arrivato a ipotizzare, tipo il presidente dello Svimez, che oggi la questione meridionale, la tanto inflazionata questione meridionale, finisce con l'essere realmente la questione dell'offerta scolastica differenziata tra il mezzogiorno e il resto del paese. Tu ritieni che una differenza di questo tipo esista, oppure fa parte della pubblicistica e del dibattito che deve, come dire, andare sempre un po' ad individuare gli elementi di debolezza da una parte, e dall'altra, se fosse realmente così, come potremmo noi tentare di recuperare il tempo perso e di invertire questa tendenza? Allora, tanto per cominciare, le prove Invalsi andrebbero eliminate proprio su due piedi, subito, la prima cosa da fare, proprio bruciarle come una carta da camino. Seconda cosa, ciò che c'è di buono, c'è emersa una differenza che però è un'altra. Ciò che c'è di buono nelle scuole settentrionali, tanto per cominciare, lo portano gli insegnanti meridionali che vanno al nord a insegnare, perché molto spesso quel tipo di stipendio non è adeguato a rampolli che non si degnano di intraprendere quel tipo di carriera dopo la laurea, mentre il meridionale è capace di andare al nord a sudarsi 700 euro al mese, perché gli altri 600 costano per una camera da prendere. Per il resto, il tipo di differenza è legato all'ultimo anno di DAD. Tutta l'Italia ha sempre fatto schifo nei dati OCSE e nei dati Invalsi negli ultimi anni. Ci siamo sempre classificati ultimi nei pressi di Grecia, nei pressi di Irlanda. Questi erano i paesi che facevano le figure peggiori, anche perché spesso queste prove sono anonime, non hanno il benché minimo tipo di valutazione, non c'è nulla dietro. I ragazzi potevano addirittura fino a qualche anno fa assentarsi in massa nel giorno delle prove Invalse, perché conveniva anche farlo. Quindi è un test inattendibile che è stato montato, che è stato gonfiato, che è stato utilizzato come una fake e che è stato ipervalorizzato all'interno della DAD dell'ultimo anno, bella scoperta. All'interno nel sud ci sono tante realtà, proprio a livello di rete o a livello sociale, che non potevano disporre di di device a livello informatico che garantissero una DAD, come invece è molto più facile nel centro nord. Quindi era inevitabile che non ci fosse questo tipo di corrispondenza, però è stato fatto diventare come un ulteriore divario tra nord e sud, quindi come se fosse la scuola del sud Italia che va riformata o ritoccata o riguardata rispetto a quella del nord. Questa è una totale mistificazione, perché la scuola dovrebbe interrogarsi una volta per tutte su quella che è la mia tesi, al di là degli aspetti canaglia che io illustro, ma che è una tesi assolutamente personale e non presuntuosa, che sia chiaro, ovvero il pre-reclutamento che deve portare a una bonifica,
alla figura di un professionista impeccabile, non lagnoso, che poi di conseguenza dovrebbe essere riqualificato nello stipendio. A quel punto sì, a quel punto sì, dovrebbe battere i pugni sul tavolo, fare come hanno fatto le forze armate allorché sono state messe col sedere per terra e quindi hanno accampato ciò che toccava loro, ma solo da quel punto in poi. Professionisti adeguati, con una propensione, non con la nobile missione, quindi con un percorso universitario già che possa prevedere l'eventualità di insegnare nella scuola, non come via di fuga rispetto a 7-8 altri fallimenti, non come avventura salgariana come è successo a me, tanto per cominciare come autocritica, che mai secondo i miei criteri avrei dovuto insegnare nella scuola o poter essere mai nella scuola o mai avrei affrontato un percorso alternativo che avrebbe dovuto portarmi nella scuola. Se uno Stato come il nostro non si pone questo tipo di problema, è inutile che continui a lagnarsi, perché la bonifica, se dovesse cominciare oggi come per l'Ilva, non potrebbe mai portare un risultato nei prossimi 15 anni. I terreni rimarrebbero sempre inquinati, gli animali rimarrebbero sempre assolutamente non utilizzabili a livello di allevamento. Potrebbe però aver lanciato un seme. Questo tipo di Stato non lancia mai questo tipo di seme, cioè il problema del pre-reclutamento, della selezione, non viene mai messo all'ordine del giorno. Allora possiamo dircene tante, ma nei prossimi anni le cose non sono destinate a migliorare, perché non è destinata a migliorare questo schifo di società che noi fondamentalmente abbiamo costruito o siamo stati complici nel costruire. Certo, quello del reclutamento è un aspetto, Marco lo sa, io sono d'accordo con lui, però non è l'intero problema. Se noi pensiamo, per esempio, che una città come Taranto, nella sua offerta scolastica, non ha un istituto nautico. La città dei due mari, la città che si candida ad ospitare i giochi del Mediterraneo, che è una delle città, come dire, che ha nel mare l'elemento forse più forte che la identifica, nella sua offerta scolastico-formativa non ha un istituto nautico, e molti tarantini che sono stati costretti a studiare fuori, chi come me doveva andare a Bari e tanti altri, chi ha voluto frequentare un istituto nautico a Taranto per tanti anni e ancora oggi è costretto a recarsi nella città di Brindisi, che invece annovera un istituto nautico. Quindi la selezione dei professori è un aspetto fondamentale. Capire che cosa il legislatore vuol fare della scuola pubblica italiana e come legare la scuola anche ai territori è un altro aspetto. Che è successo? Ah, ok. No, visto che camminavi, come dire, lentamente, pensavo che... Una gamba di legno. E quindi diciamo che i due problemi sono due problemi che si tengono assieme. Da una parte abbiamo la qualità di chi insegna nelle scuole, dall'altra c'è questa idea di scuola che deve anche riguardare il legislatore, lo Stato, la politica, che deve dare un indirizzo. E in tal senso però io voglio farti una domanda. Quando si scrive un libro, al di là che lo si faccia come hai fatto in questo caso tu, parlando della scuola, mi ha colpito molto una cosa che diceva George Orwell sul mestiere di scrivere e sui libri. Diceva fondamentalmente uno scrittore scrive perché è animato da quattro presupposti. Il primo, perché è un egoista e quindi si scrive perché bisogna pagare quelli che sono i propri aspetti narcisistici. Il secondo aspetto è perché si vuole dare un gusto estetico alla propria scrittura e quindi lo scrivere è l'elemento che caratterizza anche la cifra estetica di chi sta scrivendo. Il terzo aspetto è volere essere all'interno di una dinamica storica e quindi si scrive perché tu devi raccontare quello che in questo momento c'è e quindi vuoi dare un incasellamento storico a quello che scrivi. Il quarto elemento è quello della direzione politica, dove per politica Orwell non intendeva chiaramente destra, centro, sinistra, ma nel senso lato del termine, cioè la politica, così come etimologicamente noi siamo portati a conoscere dal greco l'arte del governo. Quindi si scrive perché si vuol governare, si vuol dare un'indicazione, un indirizzo a quello di cui si sta scrivendo. Ecco, volendo stare in questa quadripartizione di Orwell, tu scrivi perché sei fondamentalmente un egoista, perché devi dare un senso estetico alla tua scrittura, perché vuoi stare all'interno di una dinamica storica, oppure bisogna dare un senso di marcia di tipo politico a quello che normalmente fai nel momento in cui realizzi un libro?
della dinamica storica proprio assolutamente non può interessarmi nulla, proprio nulla, assolutamente no. Dell'orientamento men che meno, è soltanto la mia opinione, poi ciascuno può farsene ognuna. Tant'è vero che nel corso di queste nostre presentazioni, come tu puoi essermi testimone, è capitato che la gente abbia detto si vede chiaramente che in questo libro emerga tristezza, emerga dolore, emerga amore, emerga innamoramento. Io avrei potuto dire la verità, non coincideva con nessuna di queste, non l'ho detta mai. Era la verità per cui io ho scritto questo libro, era diventata la verità di chi invece lo aveva letto e l'ho rispettata totalmente. Non farei coincidere il narcisismo con l'espressione / individualismo. Giornalismo e letteratura, spesso giornalismo e scrittura vanno di pari passo, il giornalista diventa anche scrittore, non necessariamente un saggista, ma può diventare anche un romanziere, sono semplicemente, tra virgolette, un'espressione. Allora, secondo me, nel momento in cui un uomo ha un'espressione, non è migliore di un altro se fa il giardiniere o fa il giornalista o fa lo scrittore e viceversa. È un'espressione personale. Non può esistere un'espressione che completi un uomo, che faccia realizzare un uomo, se non c'è anche considerazione. Nel momento in cui tu riconosci che sei un giardiniere ed è quello che tu vuoi fare, e lo fai bene, anche senza diventare il giardiniere più famoso del mondo, ma lo fai bene, sei soddisfatto di quello che fai, hai fatto soltanto una parte di quello che ti rende un uomo realizzato. Perché se intorno non hai la considerazione, anche soltanto da parte delle persone con cui condividi la vita, che ti danno conforto, allora sei un uomo a metà. Semplicemente noi facciamo un mestiere, che sia quello di giornalista o quello di scrittore, ma come potrebbe essere quello di scultore, come quello di pittore, che diventa pubblico, altrimenti ti scrivi il tuo diario e te lo tieni nel cassetto. In quel momento là è chiaro che è un tipo di espressione che mette la firma sotto o mette la firma in TV, quindi ti rende pubblico. Allora c'è effettivamente il narciso, quindi in quel momento è narcisismo, tu vuoi a tutti i costi che tu venga riconosciuto per strada, che firmi autografi, che sappiano chi sei, oppure c'è chi semplicemente è ovviamente contento che uscendo la firma propria sotto o vendendo il proprio libro oppure scrivendo il proprio articolo susciti un'emozione e che quindi ci sia anche considerazione rispetto alla propria espressione. Quindi certamente una forma di individualismo, altrimenti la tua espressione non sarebbe quella di andare in pubblico o di scrivere cose che vengono pubblicate. Però narcisismo è un'altra cosa. A dire il vero, Orwell completa questo suo ragionamento dicendo che tra scrittori e giornalisti il livello di, non vogliamo chiamarlo narcisismo, ma diciamo insomma di un ego molto ipertrofico, stiamo lì, con la differenza, ahimè, dice Orwell, che i giornalisti sono più attaccati ai soldi rispetto agli scrittori. Dicevo Orwell, io, come dire, non posso commentare un mostro sacro della scrittura come George Orwell, che tra l'altro era, oltre che scrittore, anche giornalista, e quindi conosceva ambedue le Hemingway, però è molto discutibile questa cosa, a proposito dei soldi. Sì, quelli non hanno, come dire, si indirizzano un po' ovunque. Io ho un'ultima domanda da fare a Marco e poi chiederò anche a voi, avrò l'ausilio di Gabriella che un po' porterà il microfono in mezzo a voi se voleste fare delle domande all'autore e anche delle curiosità rispetto al libro. La mia ultima domanda è questa. Noi nelle presentazioni che abbiamo tenuto, in tutte queste lunghe cavalcate in lungo e largo per la provincia, tra l'altro va il mio personale ringraziamento alle tante persone che abbiamo conosciuto, perché sindaco, noi, come dire, non dobbiamo essere ringraziati per quello che stiamo facendo, ma dobbiamo dire grazie a tutti coloro i quali ci hanno ospitato, alle tante umanità che abbiamo conosciuto da ogni paese dove siamo stati e nei quali contiamo di esserci. Abbiamo acquisito qualcosa, ci siamo arricchiti, abbiamo conosciuto delle persone, abbiamo guardato negli occhi tante persone.
per chi fa lo scrittore, per chi fa il giornalista, questo è materiale vivo sul quale puoi costruire le proprie attività professionali. Quindi il mio è un ringraziamento in questo caso a te e a San Simone, ma è un ringraziamento che estendo da questo palco a tutte le comunità, a tutte le associazioni che ci hanno ospitato e al grandissimo lavoro che viene fatto in questo territorio per il riscatto culturale. Ricordi Palagiano, ricordi Crispiano anche, proprio la Severi. Siamo stati in una scuola, tra l'altro noi adesso ci fermeremo una settimana, perché anche noi ci fermiamo una settimana, dopo riprenderemo le presentazioni e a settembre abbiamo una prestigiosa occasione di presentare questo libro all'Università di Bari, nel Dipartimento di Scienze Politiche, e poi vogliamo presentare questo libro nelle scuole di Crispiano, nelle scuole di Taranto, nelle scuole di Massafra, nelle scuole della provincia, perché questo libro va presentato con i docenti e con i ragazzi. Quindi terminata la fase estiva, che è quella che ci ha portato tra la gente, poi interverremo anche su quel segmento che ritengo essere fondamentale per un libro come questo. Però la mia domanda è questa, senza farla molto per le lunghe: quanto la scuola italiana oggi è nelle condizioni e in grado di selezionare classe dirigente per il paese? Noi ci siamo sempre detti: dove si seleziona la classe dirigente? Io, sindaco, da quando ho iniziato a fare questo lavoro di giornalista, la domanda che più volte ho posto e ho ascoltato anche porre è: ma l'Italia ha un deficit di classi dirigenti. Come la formi la classe dirigente? Un tempo la si formava nei partiti, la si formava nei sindacati, la si formava anche in un ruolo che la Chiesa aveva con le sue associazioni, penso alle ACLI, ma penso anche a tante organizzazioni di categoria. Se noi pensiamo che la Confcommercio nasce, il raggruppamento di tutte le attività commerciali, nasce nel nord del paese, prevalentemente nel Veneto, ma era la vecchia Democrazia Cristiana che metteva il prefisso conf, sta ad indicare che erano strutture attinenti alla DC nell'ambito del commercio. Quindi c'era un mondo così ampio, così variegato, un pulviscolo di iniziative che consentiva di creare classi dirigenti. Pensiamo non soltanto alle strutture laiche, ma anche alla Chiesa Cattolica. La Chiesa, che è forse l'elemento più internazionale che noi contiamo nel nostro paese con la Città del Vaticano, ha formato un numero elevatissimo di classi dirigenti. Lo stesso Giulio Andreotti, si possa pensare bene o male, però è stato uno che si è forgiato in quel tipo di contesto. Quindi classi dirigenti che poi hanno portato l'Italia ad essere la quarta, la quinta potenza al mondo. Oggi il problema è: dove selezioniamo la classe dirigente? I partiti sono in difficoltà, i sindacati seguono a ruota, non hanno più quella presa che avevano un tempo, le associazioni di categoria non sono quelle di un tempo, rimane la scuola. Quindi la scuola è l'unica agenzia culturale in grado di selezionare le classi dirigenti che poi servono per andare a fare i sindaci, gli assessori, i direttori dei giornali, i segretari dei partiti, i segretari dei sindacati, i ministri. E allora io quello che ti chiedo è: questa scuola, la scuola italiana oggi così com'è, può assurgere a questo ruolo, che è un ruolo straordinario, ma anche da far tremare i polsi, di selezionare, costruire classi dirigenti che servano al paese? No, ma assolutamente non è neanche lontanamente in grado di farlo. Non è neanche lontanamente in grado di preparare i propri ragazzi al mondo del lavoro, che si riempie la bocca di averlo fatto. Pensiamo alla ex ASL che poi diventa PCTO. Di conseguenza, se questa scuola esprime delle individualità che poi prima o poi inevitabilmente diventeranno classi dirigente, questo succede perché appartiene a singole sacche di grande competenza e quindi a grandi persone che fanno grande educazione, come sicuramente ce ne sono nella scuola italiana, come sicuramente io ne ho conosciute, come ne hai conosciute anche tu, ma si tratta di situazioni aneddotiche, isolate ed eventuali, non figlie a loro volta di una preparazione, di una competenza, di una propensione che voglia fare scuola prima ancora che docenza, cioè che voglia aprire un percorso di persone che debbano entrare nella scuola perché sono, non dico vocate, ma propense a farlo. Di conseguenza questo tipo di scuola non è organizzato, non è professionale per creare una classe dirigente. Perché dicevo che non lo è per una classe dirigente? Perché comincia a non esserlo dal punto di vista del lavoro? Perché quella è stata un'altra demagogia. Si è detto che improvvisamente la scuola faceva l'alternanza scuola-lavoro e diceva
ai propri ragazzi. Adesso vi insegniamo noi come creare questo tipo di catena cuscinetto verso il mondo del lavoro che poi vi instraderà. Era una demagogia, una puttanata inesistente, perché il geometra nel terzo, quarto e quinto anno non veniva portato nei cantieri a fare il geometra, ma veniva mandato in uno studio da commercialista o in un ristorante a fare fotocopie o a servire ai tavoli. È rimasto famoso il caso, poi finito in un'inchiesta nazionale, di ragazzi del liceo artistico che sono stati portati dalla Lega Navale, gli è stato detto: ah, voi siete artisti, quindi pittate le chiglie delle barche, tra l'altro in mezzo all'amianto. Questa era l'alternanza scuola lavoro. Nel momento in cui si è saputo questo ed è diventata una berlina, una ridicolaggine, una comica, allora con grande intelligenza l'ennesimo ministro della pubblica istruzione, vi ricordo che ne abbiamo cambiati quattro in un solo anno, che nel mio libro diventa minestro, cioè un incapace talmente clamoroso che è perfetto per esprimere la figura del prossimo ministro della pubblica istruzione e che di là viene piazzato dall'eccellenza che lo manovra. Nel momento in cui si è capito che ormai tutti avevano sbugiardato la fesseria della ASL, fateci caso, la ASL è diventata PCTO, percorsi trasversali di competenze. Perché percorsi trasversali di competenze? Perché nel momento in cui tu eri iscritto al liceo classico e per che il tuo tutor aveva un cugino che era amico dell'assessore all'urbanistica, venivi mandato a pulire i cessi della città. A quel punto nessuno poteva dire che tu stessi facendo una cosa vergognosa e atroce rispetto alla tua competenza umanistica, perché era pur sempre una competenza trasversale. La grande occasione l'abbiamo persa anche nel momento in cui, sul finire degli anni 70, i primi anni 80, proprio per rendere la scuola vicina al mondo del lavoro, fu mutuata questa esperienza che arrivava dal Giappone delle tecnopoli. Le tecnopoli dovevano avere appunto questa funzione di cinghia di trasmissione tra il sapere teorico e l'applicazione pratica. Diciamo che non ne abbiamo fatto un uso pessimo. Le tecnopoli sono rimaste in Giappone, hanno reso forte quel paese. Tra l'altro oggi è una giornata anche fortunata pensando al Giappone, perché abbiamo vinto alcune medaglie d'oro e possiamo dirlo con una certa anche fierezza: noi italiani siamo una potenza mondiale dello sport, perché siamo settimi o ottavi nel medagliere, scusatemi questa piccola divagazione però da italiano sento di farla, e siamo ampiamente sopra paesi come Francia, Germania, Spagna, la Gran Bretagna è sopra, perché la Gran Bretagna, sono furbi gli inglesi, quando gareggiano con il calcio escono con la maglietta dell'Inghilterra, della Scozia, del Galles e l'Irlanda, quando fanno le Olimpiadi escono come Gran Bretagna. Però diciamo che noi italiani siamo una potenza nel mondo dello sport, e credo che questo sarebbe un paese che potrebbe essere una potenza anche in altri ambiti, perché come le facciamo noi le cose, altri non riescono a farle. E all'interno del progetto sportivo Italia c'è, se non un progetto, c'è una Puglia che lascia il marchio con la Palmisano e che raccoglie anche in altra specialità, però un'eredità che non è stata altrettanto fortunata come quella della Crispianese Rosalba Console, però è una realtà sudista che noi facciamo nostra, di una Puglia che sa soffrire, che sa cosa sono i sacrifici, che sa cosa significa convivere con il nulla. Io ho visto queste due ragazze entrambe correre per le strade sotto la pioggia, e questo si riconnette al discorso precedente, per cui la prima occasione dobbiamo creare il divario nord-sud. Ricordiamoci anche della capacità di sofferenza, le cose diciamole bene, non nascondiamoci sempre dietro le statistiche del cazzo, scusate. E quindi viva l'Italia e viva la Puglia alle Olimpiadi che termineranno proprio domenica, e il medagliere italiano è veramente ricco come non mai in questa edizione delle Olimpiadi in Giappone. Io ho concluso con le mie domande, spero di non averla fatta molto lunga, di non aver annoiato soprattutto la tanta gente che in questa bellissima piazza viene qui a gustare un gelato o, come la famiglia Tarantino per tanti anni ha fatto, a bere la birra. Gabriella, se c'è qualche domanda tra il pubblico. C'è io. Spezziamo il ghiaccio. Mi allontano dalla cassa. Allora, sì, ascoltando ciò che diceva Marco riguardo alla rimodernizzazione, no? A rifondare la scuola, mi sono venute in mente tre cose. Allora, una canzone che è Argento Vivo di Daniele Silvestri,
il numero sempre più in crescita delle patologie diagnosticate di iperattività e quanto la scuola sia ancora talmente vecchia da, invece che inserire sempre insegnanti di sostegno, modificare invece il luogo e le modalità di apprendimento. E ogni volta che ascolto quella canzone penso in maniera particolare quanto sia a volte prigione, no? Quella scuola, con quelle aule, con quelle costrizioni nel dover apprendere per forza seduti. Allora, quando penso a rifondare la scuola, mi immagino anche una scuola più moderna, più attenta a quelle che sono le differenze degli alunni di oggi, sempre più stimoli, sempre più... Mi è venuto in mente questo aspetto. Hai mai pensato a quello che potrebbe essere necessario nella scuola anche sotto questi aspetti? Mi sono spiegata? Ma assolutamente sì, solo che quello che tu chiedi coincide con la tesi che ovviamente non possiamo aver sviscerato nei dettagli, ma che speravo di aver con Vincenzo illustrato. Con questo tipo di assenza del problema della preselezione non ci può essere una scuola moderna. Troppi insegnanti, troppi di noi vanno ancora in aula convinti che la vecchia lezione frontale di un'ora, un'ora e mezza, di quel vecchio rispetto dato per cui il ragazzo non si ribellava e quindi si addormentava purché non russasse troppo in modo da disturbare la lezione. Quel tipo di esperienza ovviamente non può essere più riproposta, non lo era probabilmente attendibile neanche, certamente non lo era neanche prima, men che meno può esserlo adesso in una società talmente cambiata, ma non possono cambiare in questo contesto i docenti rimangono sempre gli stessi, il problema non viene posto. Chiaramente, ovviamente, serve un tipo di scuola totalmente diversa, con metodi differenti. Nessuno, come diciamo sempre con Vincenzo, nessun insegnante di chimica, fisica, topografia, disegno tecnico è autorizzato a parlare un italiano pessimo, schifoso. Nessuno può veramente ancora continuare a pensare che solo perché è un insegnante di progettazione e costruzioni insegna la formula della trave parlando soltanto della formula della trave e non anche di geografia, di masserie, di clima, di ambiente e di storia. Chiaramente per fare una cosa del genere devi avere strumenti. Per avere questo tipo di strumenti può capitare che tu li abbia perché hai una curiosità personale, che tu sia un autodidatta da mille altri punti di vista, ma questa è un'occasione, e torniamo quindi alla domanda che prima mi ha fatto Vincenzo, un'occasione, un episodio, non può essere così, serve una struttura, serve il magazzino degli arnesi. Grazie. Prego. Io ne approfitto per dire una cosa che quando salta e non salta mai, ma stasera ancora non l'abbiamo detto, Gabriele Benefico, questa copertina meravigliosa, e ovviamente tocca parlarne perché non è che un valore aggiunto, è proprio fa parte ed è... Parlatene. Noi non possiamo parlare di Benefico quando ci sei tu tra il pubblico, perché chi deve porre la domanda su Benefico, ormai noi non ce lo siamo anche detti, è Sandra Tarantino, che pone la domanda su Benefico e dà la possibilità poi al fratello di rispondere. Quindi noi non lo facciamo per una forma di rispetto nei tuoi confronti. Tra l'altro nei prossimi giorni uscirà su Cosmopolis una bellissima intervista realizzata da Sandra a questo illustratore straordinario che dipinge, perché non disegna, dipinge le nostre copertine. Lo ha fatto con il precedente libro Dal Molo e anche con questo, e vi devo raccontare un piccolo aneddoto. Noi l'anno scorso, quando siamo stati a Polignano al Libro Possibile a presentare Dal Molo, che è la più importante rassegna letteraria del Mezzogiorno d'Italia, chi ha selezionato il nostro libro ha detto: innanzitutto l'autore è bravissimo, il tema molto bello, però il quid che ci ha consentito di scegliere il vostro libro e di selezionarlo per una rassegna così prestigiosa, oltre alla qualità dell'autore, è anche la bella copertina che ci ha colpito in modo particolare. Quindi
Gabriele Benefico non è un'aggiunta, è sicuramente valore aggiunto nel senso pieno del termine, tra l'altro un tarantino che lavora a Milano, un figlio di questa terra, una risorsa di questo territorio, perché poi noi quando siamo nati come casa editrice ci siamo posti anche il problema di valorizzare le tante professionalità che abbiamo in giro, perché altrimenti non avrebbe avuto senso che io mi caricassi sulle spalle questa ulteriore responsabilità rispetto a quelle che già ho. Però lo si fa per amore del territorio e per valorizzare le tante risorse come Marco, come Gabriele che abbiamo e che meritano sicuramente questi e altri palcoscenici. Gabriele Benefico, per giunta premiato al Lucca Festival, che è il Sanremo dei fumettisti, ma questo essendo un tipo schivo che non manda nemmeno comunicati sulle sue attività, ma fa soltanto parlare la sua bravura, a Taranto non è legato a Confraternita della Pizzella, come grazie al cielo non siamo legati noi, non è legato alla stampa storica, che è talmente storica che a volte fa una brutta fine. E di conseguenza finisce con l'essere legato a iniziative individuali che meno male, come quella di Benefica, di Vincenzo, di Cosmopolis, finiscono con il valorizzarlo. La sua copertina è meravigliosa, decide sempre tutto lui, purtroppo con i tempi suoi che a volte possono essere anche biblici. Nell'esperienza precedente fu più veloce, partorì una serie di disegni, l'ultimo dei quali era fantastico. Noi ne abbiamo anche un'altra con Vincenzo, anche se non fu Vincenzo l'editore, e lui lì disegnò i pesci tarantini in modo mirabile, arrivò vicino a esperienze esoteriche perché riuscì a inquadrare personaggi anche fisicamente nonostante non ci fosse la descrizione. Quindi c'è chiaramente il terzo occhio dell'artista e noi siamo non contenti, siamo fieri di averlo a bordo. Nel momento in cui partiamo per una nuova iniziativa deve esserci sempre Gabriele Benefico con noi. Però nell'ambito di questo libro c'è un'ulteriore novità, e cioè Irene Donghia. Io non farò finta che sia un nome qualsiasi, è chiaramente mia nipote, la figlia di Sandra e di Tonio. Sandra che è appena intervenuta, Tonio che si è tenuto in disparte sull'altro tavolo, perché questa ragazza che ha anche lei... e anche lì in procinto di terzo occhio, se già non ce l'ha, e secondo me già ce l'ha, ha creato un fumetto legato a un suo compagno di classe. Questo compagno di classe non è casuale, perché rappresenta a sua volta proprio l'immagine dell'anarchismo, dello sfascio scolastico, perché nel momento in cui gli fanno una qualsiasi domanda, una qualsiasi interrogazione, una qualsiasi ripresa per qualche suo ammutinamento, non risponde, cioè lui non ha niente da dire a nessuno. E non si capisce se sia meglio quando non risponde o quando parla, quando dice qualcosa, perché lì veramente comincia a crollare qualche muro. Mia nipote, che ha soltanto 15 anni, ha creato tutto un mondo caricaturale ma reale con questo banano, che lei vede come un banano, e che io quindi ho scritturato, perché ci sembrava giusto che i vari brani dei vari personaggi, dal preside Mazza di Scopa, perché potete immaginare dove abbia la Mazza di Scopa infilata, al preside Mussoletti, che qualcuno potrebbe anche riconoscere magari da queste parti, che è un incrocio fra Mussolini e Filippo Tommaso Marinetti, alla professoressa Sottuttina, che chi sta nella scuola può benissimo riconoscere perché sa sempre tutto lei dalla A alla Z in tutte le materie, alla professoressa Ficasecca, che è appena arrivata e ha messo già 7 note, manco fosse il pentagramma, urlando contro tutto il mondo. Quindi tutti questi personaggi messi in croce avevano bisogno di un intervallo fra le pagine, e io e la mia complice, mia nipote, abbiamo pensato in questo modo di affrontarlo, questo palcoscenico, inserendo le sue vignette, concordando i testi, e penso che una delle sue più esplicative, delle nostre più esplicative, sia appunto questa, legata a una vecchia chat di lavoro in cui non mi ricordo la mia preside di cosa aveva pubblicato, di quale lamentela a proposito del lavoro dei docenti, e un docente, per farle il leccaculo, che è proprio una delle caratteristiche più frequenti che si incontrano nella scuola, fatti salvo ovviamente quelli che non lo sono, aveva risposto: preside, noi siamo lavoratori coscienziosi. Si era sentito bravo dicendo che noi siamo lavoratori coscienziosi. Allora la vignetta è questa, ed è proprio l'epitaffio, se ci pensate, se riflettete su questa situazione dell'insegnamento. Voce fuori dal campo: noi docenti siamo lavoratori coscienziosi. E il banano risponde: cosa potrei volere di più?
Vediamo se c'è qualcun altro che vuole intervenire con una domanda. Magari l'assessore. Mi avvicino. Preferisce pensarci un attimo. Allora, ecco il nostro sindaco. No, Marco, è sempre utile ascoltare uno come Marco, perché ti fa vedere il mondo in maniera cruda, come piace a lui, no? Però anche con quell'ironia che ti fa comprendere le varie sfaccettature. Io su una cosa non sono e non posso essere d'accordo, Marco, sulla visione naturalmente drammaticamente tragica, voglio dire, che tu hai anche in maniera un pochino forzosa per essere provocatoria. E penso dall'altra parte però quanto sia necessaria questa visione così tragicomica, tra virgolette, tante volte, per dare quelle scosse che servono per smuovere le coscienze, per fare qualche cosa. Dall'altra parte penso ai miei figli, no? Penso all'età adolescenziale dei miei figli e penso ai tutti i messaggi che arrivano loro proprio dal mondo della scuola, dal mondo dei genitori, dal caos in cui vivono. E penso, che cosa diciamo ai giovani? Cioè, Marco Tarantini, davanti non a una platea di adulti come noi, genitori, probabilmente, come dici tu, artefici anche di questo sconquasso di società, però ai ragazzi giovani, dovessi avere davanti una platea di ragazzi di 15 anni, di 17 anni, di 20 anni, che sono lì pronti a vivere la loro vita e vogliono anche messaggi di speranza positivi. Marco che cosa direbbe? Mica gli dice: ragazzi, sono venuto qua per convincervi che la scuola è uno schifo. Marco Tarantino va da loro e gli dice: quanti anni c'hai? 17, 15, è differente. Se hai 17 significa che sei da 12 anni nella scuola. Quindi sono io che ti faccio una domanda. In 12 anni di scuola hai una bella esperienza. Inizi a essere un veterano della scuola. Quindi dammela tu una risposta. In 12 anni quanti insegnanti hai avuto? Non meno di 25, giusto? Metti insieme quelli della scuola elementare, supplenti di un anno, quelli che vanno via, trasferimento, tutte le materie, insegnanti di scuola media e almeno 4 anni di superiore, ne hai avuti 25. Quanti di questi ti hanno lasciato un segno vero, ciascuno con il proprio carattere, che può essere più generoso, può essere più severo? Non significa... Io la faccio sempre questa domanda, capito? Sai qual è la risposta? Se va bene, beh, allora mi hai risposto tu. Meno male che ci sono quei due. Ma spesso sono questi due o tre che io sono felicissimo di incontrare, dai quali imparo. A volte sono anche di più. Non l'ho mai negata, viene detta subito questa cosa, ma ci mancherebbe, ma assolutamente sì. Persone che miracolosamente, attraverso una propensione, una curiosità personale, studi particolarmente allargati, ti danno delle lezioni che ti lasciano basito. Io quest'anno ho imparato tantissime cose, ma tantissime cose, perché si sono create situazioni nuove, ho conosciuto persone nuove, ho avuto la fortuna di trovarne almeno due, forse anche tre, da togliersi il cappello. Ma è una percentuale che fa percentuale? Siamo sempre d'accordo che il sistema poi alla fine lo fanno le persone. E credo che l'insegnamento, come fare il medico, l'infermiere, sia qualche cosa per cui devi essere profondamente motivato, deve essere una passione, deve essere qualche cosa che non è solamente il 27 del mese e un bonifico sul conto corrente, deve essere secondo me qualcosa di più. E devo dire che io, avendo un bambino che deve fare la terza elementare, che proprio qui a Crispiano io ho trovato delle insegnanti che questa differenza nel sistema lo hanno fatto. Persone che nella prima settimana di lockdown hanno fornito a noi genitori i numeri privati di cellulare per far sì che i bambini potessero chiamarli se si sentivano particolarmente soli, se avessero avuto bisogno di supporto, di sentire, no, ancora quel legame, quel filo che li univa. Allora, questo a me...
mi ha dato speranza, cioè io spero che questo tipo di insegnanti continuino a creare la vera ancora resistenza all'interno di un sistema che, ahimè, come dice anche Marco, è fatto più di persone che ormai iniziano la carriera dell'insegnamento come ultima chance perché tutto il resto gli è andato male. Allora provo col concorso, se mi va bene ho lo stipendio assicurato a fine mese. Però allora lì poi manca tutto il resto, no? A parte la competenza, ma manca anche quello che è la passione, la voglia di trasferire qualcosa, di creare, insomma, di lasciare qualcosa a questi studenti. Abbiamo qualche altra domanda o possiamo terminare così e liberiamo Marco? E anche Vincenzo. E anche Vincenzo. Lo teniamo qua. Anche perché abbiamo il 27 un'altra presenza, che non volete che rimanga Vincenzo, qui? Vincenzo, lo teniamo qua fino al 27, sotto l'albero. Con no, io vorrei concludere dicendo che Marco Tarantino appartiene a quella schiera però di professori che non dimentichi, perché in queste presentazioni che noi abbiamo tenuto ci sono, come dire, dei frame mentali, no? Delle cose che tu ricordi. Allora io devo confessare che la cosa che più mi ha commosso è stata la presentazione che noi abbiamo tenuto, la primissima, a Palagiano, che è il comune nel quale il professor Tarantino insegna. Quindi c'erano tanti suoi studenti che chiaramente, se non intervenivano, lui li avrebbe poi il giorno dopo cazziati con interrogazioni, con voti molto bassi. E c'era un ragazzino, avrà avuto 14-15 anni, non più di 16 anni, ecco, che era seduto davanti, un bel ragazzino, veramente un'anima di Dio, che fa un intervento a un certo punto che secondo me valeva tutta la serata, e io mi porterò dietro come uno dei momenti più belli di questa esperienza, di questa tournée letteraria che stiamo tenendo. Questo ragazzino disse: professore, io la devo ringraziare, il professore era Marco Tarantino, perché lei mi ha fatto capire che sostanzialmente la cultura, il sapere è qualcosa che ti rende libero, e quindi io ringrazio lei per avermi dato questa opportunità che mi porterò nella vita, cioè aver capito che cosa sia il sapere e quindi come possa essere fondamentale conoscere nel momento in cui la conoscenza ti porta sulla strada della libertà. Quindi io credo che il modo migliore per concludere questa serata è dire che noi abbiamo bisogno di scrittori come Marco Tarantino, ma anche di insegnanti come Marco Tarantino. Allora, tornando al discorso precedente, io Vincenzo lo ringrazio privatamente, era un caso isolato, sarà capitato occasionalmente, neanche io faccio percentuale. Io ringrazio nuovamente tutti quanti voi per la pazienza che avete avuto, per il garbo nell'ascoltare, spero di non aver infastidito molto operazioni molto più interessanti che quelle di mangiare, di bere, spero che siamo stati, ecco, non eccessivamente maleducati in tutto ciò. Voglio dire che noi completiamo, Sindaco, questa rassegna nel comune di Crispiano, in questa bellissima piazzetta, il 27 di agosto, con un autore leccese che noi abbiamo voluto portare qui in questa rassegna perché mi ha colpito, tra l'altro segnalatomi anche da Marco e da sua sorella Sandra, un giornalista che scrive per alcuni giornali nel Salento, un uomo impegnato su diversi aspetti culturali, ma la cosa che mi ha colpito di questo libro, che si intitola Sinistri, è che il primo capitolo di questo libro lo dedica al quartiere assessore, al quartiere Tamburi di Taranto. Un leccese che parla di Taranto è una novità già di per sé. Un leccese che parla di Taranto e si interroga anche su quello che è un microcosmo sociologico, antropologico come il quartiere Tamburi, mi sembra una cosa molto interessante. E quindi il 27 completiamo con Bortone questa nostra rassegna e lo facciamo con un autore che parla di tanti temi e che dedica il primo capitolo di questo libro, ripeto, il cui titolo è Sinistri, al quartiere Tamburi. È un'esperienza, Sindaco, poi tireremo le somme, che secondo me può essere ripetuta e poi avere anche un'appendice autunnale, perché io lo vado dicendo da diverso tempo, lo scrivo anche, il riscatto del nostro territorio, della città capoluogo, ma di tutta la provincia, passa sì dalle questioni ambientali. Ho sentito ripetere molte volte la parola bonifica qui questa sera, però la più importante bonifica che noi abbiamo davanti a noi
della bonifica culturale, di un nuovo approccio, di una nuova forma mentis, di riscattare questi territori che non hanno niente da invidiare ad altri e che devono avere una modalità nuova, diversa, di approcciare le questioni della politica, dell'informazione, della cultura, dello stare insieme, della gastronomia, come si fa molto bene in questa piazza. E queste sono le sfide che abbiamo di fronte. Se dovessimo vincere questa sfida, siamo anche a buon punto sulle questioni ambientali e su tutto il resto. Grazie.